e passo subito al successivo relatore, che è Marcello Biocca del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e Tonasi e Economia Agraria, che ci parlerà dei controlli funzionali periodici delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari. Grazie a tutti. Sì, appunto, il mio compito è parlare un po' appunto delle attrezzature, delle macchine per l'applicazione dei prodotti. E il mio intervento sarà diviso grosso modo in due parti: all'inizio qualche informazione sullo stato di attuazione del PAN su questi aspetti, e dovrò cercare poi alla fine di evidenziare qualche necessità di sviluppi, ulteriori approfondimenti. Per brevità di tempo, salto la prima diapositiva che riguarda l'attività del nostro istituto su questi argomenti, e brevemente solo un'informazione in questa diapositiva per quanto riguarda il completamento appunto del quadro normativo a livello europeo che è stato fatto negli ultimi anni con la direttiva 128. Per quanto riguarda le macchine, citiamo anche la direttiva 127, che è uscita in contemporanea con la direttiva 128, che ha emendato la famosa direttiva macchine, includendo per le macchine nuove, quindi per le macchine messe in commercio, il concetto di sicurezza ambientale. E nel PAN, quindi torniamo a una cosa che è già stata ampiamente vista stamattina, in particolare l'azione 3, quella dedicata ai controlli delle attrezzature, quindi controllo meccanico e funzionale che tutti gli operatori professionali devono effettuare. Poi ci sono chiaramente dei collegamenti con le attrezzature per quanto riguarda l'azione 4 e l'azione aerea, ma anche in quella parte, tra virgolette, per azione più ambientale, e quando si parla di protezione dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e riduzione del mondo in aree specifiche come ad esempio lungo le strade e le reti ferroviarie. Qual è quindi un pochino la situazione in questo momento? Noi abbiamo, per quanto riguarda il controllo meccanico funzionale o periodico obbligatorio delle macchine, una rete abbastanza sviluppata, chiaramente un po' a macchia di leopardo in funzione delle regioni, cioè di quando le regioni hanno attivato il loro servizio, che è costituita da circa 200 centri, cioè 200 officine autorizzate, centri specializzati che effettuano questo controllo. E in queste strutture operano circa 500 tecnici abilitati, o anzi in realtà sono stati abilitati circa 500 tecnici, ne operano chiaramente un numero inferiore, anche qui il quadro è un po' variabile in funzione delle regioni. Con questo sistema, fino adesso, diciamo negli ultimi anni, sono state controllate un numero così apparentemente di circa 30.000 macchine in totale, un numero che può sembrare importante, ma se lo andiamo a confrontare con quello che è il parco macchine italiano, vediamo che la percentuale è sostanzialmente irrisoria. La prima scadenza di cui parlerò fra un attimo è quella del 2016, e fino adesso direi che circa il 5% delle 640.000 macchine censite in Italia sono state controllate. E l'Italia, cioè questo numero di 640.000 macchine che vedete nella tabella, sono arrivati alcuni commenti molto belli. Innanzitutto è una stima basata su dati Istat del primo censimento dell'agricoltura, quindi molto vecchio. Nell'ultimo censimento l'Istat non ha più chiesto alle aziende il numero delle macchine produttrici. E non comprende le macchine per gli impieghi extraagricoli, che pure hanno importanza perché anche queste devono essere controllate, quindi macchine per il freddo urbano e le macchine che operano lungo le strade e così via. E poi dall'altro la cosa che pure risalta è che 640.000 è il numero di gran lunga più grande di tutti gli altri nostri altri stati europei, dove quindi immaginiamo che l'attuazione di questa parte di PAN effettivamente comporta delle difficoltà proprio per il numero molto grande, molto importante di macchine da controllare. Il PAN ha ben incamerato, per così dire, il processo di controllo e regolazione che è alla base, cioè il processo corretto processo di quelle fasi che servono per rendere poi fondamentalmente efficiente e ottimizzato il trattamento antiparassitario per quanto riguarda il contributo che deriva dalla macchina. Quindi al di là della scelta della macchina nuova, ci sono alcune operazioni sotto la responsabilità del proprietario, dell'utilizzatore della macchina, quindi evidentemente la manutenzione, l'autocontrollo e la regolazione aziendale,
che vengono effettuate dall'agricoltore, dal proprietario della macchina, dopo adeguata formazione, e poi ci sono quelle azioni che sono il controllo meccanico funzionale vero e proprio e la regolazione specialistica che vengono effettuate appunto nel centro autorizzato, nel centro di controllo, e richiedono una dotazione strumentale. Quindi adesso per chiarire ancora, perché oggi ne è a volte accennato, forse in modo non del tutto diciamo corretto, alcune definizioni, vi ricordo che il controllo meccanico funzionale periodico, obbligatorio, è un'azione che riguarda la macchina, che diciamo serve a, per così dire, riportare la macchina nuova, insomma, quindi non è un intervento del tutto meccanico. E poi abbiamo la regolazione, detta anche con un termine non molto corretto dalla natura, che è la messa a punto dei parametri della macchina in funzione dello specifico trattamento che la macchina deve fare, quindi in funzione della cultura, del tipo di prodotto, della fase tecnologica, eccetera. Poi chiaramente tutto è completato dalla formazione delle informazioni. Alcune scadenze. La prima è già passata, cioè entro il 26 novembre 2014 devono essere controllate tutte le macchine del conto del sistema. Poi abbiamo tre gruppi di macchine, il principale dei quali comprende la maggior parte delle macchine, sarà da controllare entro il 26 novembre 2016, e poi ci sono due gruppi, diciamo, che vanno in deroga a questa scadenza principale del 2016 e vanno in deroga in funzione di un'analisi del rischio per la salute umana e l'ambiente relativa all'impiego. Cioè, questa analisi del rischio è un po' piccolo macigno, per adesso si è fatto fronte a questo impegno, si è appena uscito un decreto del Ministero dell'Agricoltura in cui vengono definite le macchine che vanno in gruppo B e le macchine in gruppo C, cioè le macchine esonerate, però anche per adeguarsi, per diciamo, standardizzare le procedure a livello europeo va messa a punto, e qui un'altra esigenza di, diciamo, di studio, di ricerca, di approfondimento di temi, va messa a punto un'analisi del rischio sull'impiego delle attrezzature. E quindi queste sono il primo gruppo, quello più numeroso di macchine, adesso ovviamente non entro nel dettaglio, da controllare entro il 2016, per esempio tutte le attrezzature in serra, oltre ai classici parametri che abbiamo visto prima, le macchine su aeromobili e su treni. E poi abbiamo nel gruppo B quelle che sono andate in deroga rispetto a una scadenza, diciamo, posposta, e il fatto che i controlli successivi siano più ampi, quindi ogni 6 anni. Tra queste macchine abbiamo le attrezzature per le quali attualmente non sono state ancora definite le procedure di controllo. Cioè, in realtà sono macchine che andrebbero controllate, ma siccome non disponiamo di un protocollo standardizzato comune, sia a livello chiaramente, cioè, italiano che altro europeo, in questo caso si è preferito aspettare, quindi dare modo di adeguarsi, studiare, di approfondire questo discorso per poter poi poterle controllare. Infine le macchine esonerate, che sono sostanzialmente le macchine piccole, macchine spalleggiate. Come si controllano queste macchine? Chiaramente con una procedura appunto standardizzata, fino a qualche anno fa ancora era valida in qualche modo, era adottata dalle regioni italiane una prima metodologia di controllo che mettiamo a punto nel nostro istituto ormai qualche anno fa. In seguito c'è stata un'emanazione di uno standard europeo, l'EN13790, che è stato ripreso nelle linee guida ENAMA, che sono servite da documento base per quello che è riportato poi nel PAN, vedete nell'allegato 2, e chiaramente salto, insomma, i dettagli sulla metodologia di controllo, ma questo aspetto è in rapida evoluzione, perché entrerà in vigore fra poco una norma armonizzata ISO che quindi sostituirà la 13790, e quindi questo dovrà rimettere in piedi un po' di azioni relative all'implementazione in sostanza della nuova metodologia di controllo a livello dei centri che già operano, secondo il protocollo basato sulla EN13790, ma dovranno riadeguare la loro attività in funzione della nuova ISO, che è appunto una norma armonizzata. E quindi infine concludo dicendo quello che secondo me è adesso già in piedi ed è positivo da mantenere e da implementare. Cioè, in particolare segnalerei che a livello di formazione dei tecnici abilitati
è importante assicurare ancora un alto livello di formazione. Adesso è anche necessario formare a livello di università, centri di ricerca, insomma, diciamo comunque questo deve essere comunque in qualche modo garantito, e che si fornisca poi l'opportunità di aggiornamento e di autoaggiornamento per questi tecnici, che si rafforzi la parte di formazione specifica sulla regolazione, cioè su quella appunto oltre alla tua, insomma, quella parte del controllo della macchina, e che si valorizzi la figura del tecnico, che deve servire anche come interfaccia fra l'utente e l'istituzione, perché quello effettivamente fa. A livello ancora dell'operabilità dei centri, che si favorisca quello che adesso avviene, cioè che il tecnico ha un continuo scambio di informazioni con il proprietario utilizzatore della macchina. Quindi non ci si limita un po' a quello che succede spesso con la macchina, con la revisione, con il volume blu, ma si continui a favorire lo scambio e la formazione, le informazioni agli agricoltori. E infine continuare ad armonizzare le procedure regionali. E per necessità di studi e ricerca, in conclusione, quindi è importante avere esattamente la contezza, diciamo, del numero delle macchine per tipologia, impiego e localizzazione, definire i nuovi protocolli di controllo per quelle categorie di macchine previste, cioè da controllare, ma anche di cui adesso non si dispone appunto di un protocollo standard, di un sistema di controllo, e definire appunto, come accennavo, un sistema di valutazione del rischio per le macchine escluse o con calendari differibili. Infine, approfondire gli studi sui sistemi di regolazione delle macchine, in particolare per quanto riguarda le diverse situazioni di impiego per le colture arboree. Vi ringrazio.